Buongiorno, eccoci qua, pronti per iniziare una nuova puntata di Casa Minutella, pronto per aprire le porte di casa nostra anche oggi. Saluto i tantissimi lettori di blogsicilia.it, dove siamo in diretta, in contemporanea, su Video Regione, canale 16 del Digitale Terrestre. Grazie, in questa prima parte non posso esimermi dal ringraziare tutti quanti voi per i tanti feedback che ci avete fatto avere attraverso le vostre email, le segnalazioni, i commenti, i complimenti e anche le critiche, perché no? Perché di quelle abbiamo anche bisogno per migliorare e costruire meglio questa edizione numero 16 di Casa Minutella. Allora, anche oggi puntata da non perdere, tra un po' ci collegheremo con la nostra Nicoletta Lobue, alla quale già anticipatamente mando un bacio. E ci darà le coordinate per poter interagire con noi. Prima però di iniziare questa puntata, lo sapete già, abbiamo seguito sia su blog che in ogni dove le nuove direttive del decreto firmato dal nostro presidente Conte. Direttive che stanno facendo chiaramente stridere i denti ai ristoratori, ai bar. E più tardi verrà a trovarci Natale Giunta, che tutti quanti noi conosciamo per le sue tante apparizioni su Rai 1 alla prova del cuoco, è molto arrabbiato, così come tanti altri. Andremo a Modica, nel centro storico di Modica, conosceremo una ristoratrice che ci racconterà come va. Andremo a Palermo, al Bar Massaro, per i palermitani, una istituzione dell'arancina, tanto per intenderci. Faremo due chiacchiere con Cateno De Luca, il sindaco di Messina, più tardi. E in apertura faremo due chiacchiere anche con l'assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, che è già qui con noi. Prima di presentarlo, però, volevo fare vedere velocemente una foto che ritrae una notizia di blog, che se Emanuele me la fa vedere, in cui Giancarlo Cancelleri, viceministro. Nostro assessore Falcone dice un po' di bugie. Eccolo qua: trasporto pubblico in Sicilia, Cancelleri, Falcone mente e dimostra ignoranza. Trasporto pubblico in Sicilia, Cancelleri, Falcone mente e dimostra ignoranza. Eccolo qua: Blog Sicilia ha ribattuto il fatto nisseno.it. Di questo e di altro parleremo immediatamente dopo la sigla. Inizia ufficialmente la terza puntata di Casa Minutella. Fermi là, non vi muovete. Sigla. Si occupa di tutta la faccenda tecnica, al nostro Federico del Popolo. Diamo il buon lavoro a tutti i redattori di Blog Sicilia, anche al suo editore Biagio Semilia, che è un folle visionario che ha voluto mettere insieme questa squadra che, devo dire, per grazia del cielo sta funzionando molto molto bene. Allora, prima di presentare gli ospiti, andiamo in redazione dove c'è la bellissima Nicoletta Lubu. Nicoletta, buongiorno, benvenuta. Ciao Massimo Eccoti e qua. tutti gli amici di Casa Minutella. Nicoletta, prima di raccontare i metodi per poter interagire con noi e per poter interagire anche con l'assessore Falcone, diamo un'occhiata alle prime pagine di Blog Sicilia, vediamo che succede, diamo una carrellata. Sì, bomba sulla maggioranza Musumeci, si ufficializza quello che aveva anticipato Blog Sicilia ieri, La Rocca, Ruvolo e Caronia frodano in Forza Italia. Poi ancora traffico di droga e telefoni di contrabbando a Luciardone, arrestato un agente di polizia penitenziaria da dentro al carcere, organizzavano traffici di droga per l'esterno. Poi una notizia sconvolgente di
disabile violentata mentre era positiva al Covid-19, DNA incastra operatore sanitario. E proprio l'operatore è il padre del bambino, che nascerà a gennaio. Poi ci spostiamo riguardo l'argomento Covid-19, odontoiatra positivo a Monreale, ricoverato al cervello. Poi ancora aumento di contagi a Francofonte, nella zona nord del Siracusano, ci sono 12 positivi. Poi, sempre riguardo Covid, è positivo, ma viola quarantena e va alla posta, denunciato catanese. Riguardo poi Palermo e Orlando, commercianti e politica in coro a Orlando, sospendi subito ZTL e zone blu. Poi riguardo invece l'emergenza Bellolampo, è attesa oggi l'ordinanza di Orlando riguardo la discarica di Bellolampo, perché è pienissima, come ne abbiamo parlato abbondantemente durante la prima puntata di Casa Minutella. Posso chiederti quali sono, insomma, immagino ce l'abbiate voi il termometro, no? Per sapere quali sono le notizie che sono più lette in questo momento, quali sono le notizie che i nostri lettori stanno cliccando di più? Sì, notizie più lette in tempo reale. Una notizia da Londra: immunità al Covid sta diminuendo. E poi ancora proteste contro il DPCM, anche la Sicilia vuole ripartire e riaprire bar, ristoranti, teatri, eccetera. Insomma, tutte quelle che sono i settori più colpiti in questo momento. E poi via allo screening di massa, si pensa a Palermo, alla Fiera del Mediterraneo. Grazie Nicoletta, con te ci rivediamo tra un attimo per leggere un po' dei messaggi che arrivano. Buongiorno a Marco Falcone, assessore regionale alle infrastrutture. Intanto questa è ancora la pagina di Blog Sicilia, ve lo ricordo, se avete voglia potete andare lì e leggere tutte le notizie. Chiedo alla regia di ridarmi, eccolo qua. Buongiorno Marco Falcone, benvenuto in diretta con noi, grazie per essere qui. Buongiorno a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno al nostro direttore Maglio Viola, direttore della testata di Blog. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno all'assessore Falcone e a chi ci sta seguendo. Buongiorno a Salvatore Cannata, il direttore responsabile di Video Regione. Ce ne andiamo nella sede di Video Regione, dovrebbe esserci, eccolo qua. Salvatore, buongiorno, bentornato in Casa Minutella. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a Malli e buongiorno all'assessore Falcone. Allora Marco, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, assessore regionale alle infrastrutture. Senti, andiamo subito a replicare a Giancarlo Cancelleri, casomai avessi voglia di replicare, che insomma dice che dici delle bugie. Mai detto? Le bugie, voglio dire, sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che i fatti dimostrano che dal governo Conte la regione siciliana non ha ottenuto nemmeno un euro. Vorrei ricordare a tutti che la regione siciliana è una delle pochissime regioni che non percepisce un solo euro dal trasporto pubblico locale, dal fondo nazionale che vale 950 milioni di euro, e la regione fa fronte direttamente a tutte le spese. Noi paghiamo l'intero trasporto pubblico locale su gomma, su ferro e su mare. Voglio dire, è chiaro che soprattutto Cancelleri faceva riferimento al trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, che viene pagato interamente dalla regione siciliana. Lo Stato ha promesso, aveva detto che dava prima 600 milioni di euro, alla fine ha detto che ne darà 300 milioni e alla regione appena 14. Immaginatevi, noi ne spendiamo circa 165 milioni di euro l'anno, siamo appena all'8%, quindi è una cifra veramente irrisoria. Quindi non c'è da rispondere, sono i fatti parlano da sé. Allora, direttore Maglio, partiamo con la tua prima domanda, la tua prima considerazione, poi andiamo da Salvatore Cannata, prego. Sì, io voglio approfittare della presenza dell'assessore Falcone perché l'argomento, come abbiamo anche sentito dalle notizie più lette, l'argomento principale in questo momento è il DPCM, è quello che ieri sera il Presidente della Regione ci ha annunciato, che c'è un'intenzione di chiedere una deroga e che c'era una giunta che si sarebbe occupata. Cosa è venuto fuori da questa giunta, assessore, ce lo puoi dire? Ma guarda, direttore, noi abbiamo fatto una considerazione, riteniamo che il DPCM del Presidente Conte sia eccessivamente stringente, cioè in un momento in cui viene emanato un provvedimento così duro per tutto il Paese,
è chiaro, non si tiene conto della curva epidemiologica e quindi dei contesti in cui la stessa curva vince. Cioè in Sicilia le condizioni epidemiologiche sono diverse rispetto al nord o rispetto a qualche regione del centro Italia, e allora il DPCM ne avrebbe dovuto tenere conto. Cosa ha chiesto il presidente Musumeci? Ha detto che, fatta la cornice, poi i singoli governatori che conoscono le proprie realtà regionali dovrebbero poi disciplinare con apposita ordinanza. Invece questo non è avvenuto. Invece ci vediamo qua in Sicilia catapultata un DPCM che impone la chiusura alla serrata dei ristoranti, dei teatri e di tante altre strutture che invece potrebbero rimanere per noi aperte. Senti, allora, andiamo a quello che appunto è il ramo delle tue competenze, le nostre infrastrutture. E la prima domanda che ti faccio, e lo dico sempre davanti al direttore di blog, io non sono un giornalista, quindi conduco sempre con la curiosità di qualunque persona della strada. Mi è capitato ultimamente di sentire dalle tue considerazioni, ma anche quelle del nostro presidente Musumeci, che tante volte si dice: questo non è di competenza della regione, questo non è di competenza dello, questo è di competenza di quell'altro. Si può capire, per esempio, il famoso viadotto, no, la nostra Palermo-Catania che tanto fa di entrate e di uscite? Ecco, andiamo alla Palermo-Catania e poi andiamo da Salvatore, che si trova sul versante orientale, da Domodica, certo, e così via. Anche. Ecco, a Palermo-Catania, assessore, ma di qua, Cuccia Vista Travagliari, come funziona? Io non l'ho mai la capito. Palermo-Catania, hai ragione. Cioè, non si capisce di chi è la competenza della Palermo. Cioè, allora, scusa la volgarità. No, tu sai che Palermo, tu non so se sei palermitano. Catanese. Allora, Palermo, noi abbiamo una necessità, noi ci siamo dei cornuti a qualcuno. No? Ecco, noi abbiamo la necessità di sapere a chi dobbiamo dare del cornuto per la Palermo-Catania. Ecco, perdona, te la dico alla minutella, tanto per l'intero. Io spererei di non darne a nessuno, nel noi, senso che noi auguriamoci di farci come dire, perdonare di tanti disagi che vengono causati ai viaggiatori. Voglio dire, la Palermo-Catania è un'autostrada di competenza dell'ANAS. In questo senso, però, malgrado sia di competenza di un ente di Stato, noi come Regione Siciliana abbiamo anche una vigilanza, nel senso che chiediamo all'ANAS di concordare alcuni interventi. E poi abbiamo chiesto all'ANAS una cosa naturale, molto semplice anche, che è quella di iniziare un cantiere e di chiuderlo entro 6 mesi. Non penso che abbiamo fatto torto a qualcuno. E in effetti le devo dire che anche ANAS è stata d'accordo in questo senso. Poi purtroppo alcune volte questi tempi non vengono rispettati. Allora Massimo, io ti voglio dire questo. Noi non per forza dobbiamo dire qualche parolaccia a qualcuno. Sì. Noi dovremmo invece chiedere il rispetto di alcuni diritti e di alcuni servizi che purtroppo vengono negati alla Sicilia. Certamente però dobbiamo dire che ultimamente sono stati tanti i lavori che sono stati fatti sulla Catania-Palermo e tanti altri ne dovranno essere fatti. E speriamo però che a seguito di qualche richiamo più o meno determinato e vibrato, l'ANAS possa, come dire, portare a compimento qualche obiettivo che ci siamo prefissati. Allora, ti chiedo di indossare l'auricolare così potrai sentire Senti. Salvatore Cannata. Salvatore, ancora buongiorno, ancora benvenuto. Videoregione, l'emittente di cui ne sei direttore. E quella è una zona abbastanza particolare, ce lo dicevamo ieri al telefono. Come no? No, come no, è una zona che ha grosse aspettative, aspetta i primi chilometri di autostrada che potrebbero esserci a breve. Siamo una, credo, l'unica provincia probabilmente in Italia che non ha neppure un centimetro di autostrada, aspetta una Ragusa-Catania ormai da tempo immemore. Credo che ancora io fossi al liceo, forse anche alla scuola media, quando se ne parlava, adesso ho 57 anni. Sì, no, tutto sommato di recente, dico, qualche capello fa, via. No, però sai, mi piace dire una cosa. Io Marco Falcone lo seguo con particolare interesse da quando ha assunto la delega alle infrastrutture e trasporti, e ti devo dire che nella stragrandissima maggioranza dei casi
tutto ciò che ha detto poi ha fatto. E questo mi piace sottolinearlo. Per carità, fa parte del suo dovere, fra virgolette, di amministratore della regione, assumersi degli impegni e poi mantenerli. Però quando lo fanno, mi pare anche giusto, dico, sottolinearlo. E lo dico in maniera assolutamente serena, non per piaggeria e non per così complimentarmi a bella posta con lui. Tutt'altro, dico semplicemente, voglio sottolineare che finora tutti gli impegni assunti sono stati mantenuti. Però proprio, Assessore Falcone, con me, durante un recente dibattito pubblico ho sentito Marco Falcone dire che entro dicembre finalmente la mia provincia potrà avere qualche centimetro di autostrada, al massimo nei primi mesi del 2021. Io per primi mesi intendo gennaio, febbraio, già con marzo comincia ad avere così qualche remora. Mi conferma tutto questo? Certamente, direttore. Intanto grazie, vabbè, e questo apprezzamento ha detto bene che un uomo di governo ha il dovere di operare bene. E in questo senso è stato votato, eletto dai cittadini. Per quanto riguarda la Siracusa-Gela, alla fine di novembre, se Dio vorrà, riusciremo a completare la pista, cioè ad asfaltare i primi 10 km. Questo non significa che apriremo, ma significa che daremo alla, intanto, questa infrastruttura che poi successivamente con le recinzioni, con tutta la collocazione delle barriere, dell'impianto di illuminazione, entro i primi mesi del 2021 potremo invece consegnarla finalmente alla provincia di Ragusa e per 2 km a quella di Siracusa. Questo è un dato, anzi a metà giorno 30, venerdì prossimo, sarò nuovamente sui luoghi e con Bene. l'impresa abbiamo una grande sintonia anche col CAS che da carrozzone, qual è stato, piano piano, con mille difficoltà, insomma, cerca di mantenere una certa dignità. Allora, andiamo da Nicoletta. Ottima Senatore, notizia. perdonami, adesso ti facciamo No, rientrare. ci Andiamo in mancherebbe. redazione da Nicoletta per sentire anche un po' alcuni dei commenti, alcuni dei messaggi che sono arrivati da girare eventualmente al nostro assessore. Sì, allora, per quanto riguarda sempre il DPCM, perché questo è un argomento molto caldo e molto sentito, Clorinda Bonfardino scrive: non sarebbe bastato pensare a una chiusura generale per tutte le categorie commerciali alle 23, senza chiedere un ulteriore sacrificio al mondo della ristorazione e dintorni? Non si poteva fare meglio di così? E poi riguardo palestre e piscine chiuse, Marina Galioto scrive: non è giusto, distanziamenti e turni, giorni alterni, insomma, ci sono i modi per non creare assembramenti. La chiusura non è l'unica soluzione. E poi il microbiologo Crisanti ha detto: manca secondo me un vero e proprio provvedimento per regolare i trasporti, che sono un'occasione di assembramento pazzesca, e non si capisce perché si tollerino i trasporti e si sanzionino cinema e spettacoli. Ad esempio all'assessore Falcone, appunto, cercare appunto di capire un po' quale sarebbe la soluzione. Allora, Assessore, chiaramente tu fai parte di questa giunta, lo dicevo prima, il nostro male è stata la domanda di apertura, la classica domanda alla minutella e poi ti lascio al direttore e a Salvatore. Siamo una regione a statuto autonomo, ma è Certamente. perché allora al nord, credo il Trentino può chiudere alle 23 e noi no? Ma intanto ieri sera a mezzanotte abbiamo concluso la giunta di governo e abbiamo appunto deliberato di chiedere con forza, anche per un ragionamento di buona e di leale collaborazione al presidente Conte, di rivedere questo DPCM, o di rivederlo consentendo appunto una certa discrezionalità di apertura o di chiusura degli esercizi commerciali. In effetti, quanto la telespettatrice ha detto che potremo tutto chiudere alle 23, non ha detto una fesseria, ma ha detto una cosa, voglio dire, che secondo la curva epidemiologica dei contagi è ammessa. E anche qua in Sicilia. Ed era questa l'idea del presidente Musumeci e del governo regionale quando ha emesso la propria ordinanza. In questo senso ci rendiamo conto che c'è un problema trasporti,
Non a caso abbiamo ridotto del 50% la occupazione, la capienza all'interno dei mezzi, sia su ferro che su gomma. Abbiamo, in questo senso, stiamo lavorando senza risorse aggiuntive, ecco, questo lo dobbiamo sottolineare, ad aggiungere invece ulteriori servizi di trasporto, eventualmente facendo riferimento agli NCC, che è una categoria oggi, il noleggio con conducente, abbastanza penalizzata nei cui confronti da qui a giorno 2 concludiamo un bando per un indennizzo del Covid appunto 19 per l'anno 2020. Maglio. Sì, allora, parlando di Covid e parlando di trasporti, che poi è la materia proprio dell'assessore, effettivamente credo che sia di capire che il fulcro di tutti questi provvedimenti alla fine siano i trasporti, perché si fa la didattica a distanza a scuola per limitare lo spostamento e dunque i trasporti, si fanno le chiusure per limitare i trasporti. Lasciando da parte il fatto che poi Palermo, piccola parentesi, però non incentiva il trasporto privato, che in questo momento forse sarebbe quello più sicuro, ma lasciando da parte questo, come si può venire incontro al sistema dei trasporti in maniera da aumentare tutte queste corse, magari giustamente diceva l'assessore, ricorrendo anche all'NCC, che sarebbero praticamente quelli che solitamente chiamiamo anche bus turistici in buona sostanza, che però non lavorano, che possono raddoppiare o quantomeno aiutare le corse. Non sarebbe forse il caso di aumentare esponenzialmente, per quanto possibile con quello che c'è, le corse, visto che poi si creano gli assembramenti alle fermate aspettando gli autobus, se mi permette. Allora, è chiaro, intanto il fatto che ci sia la DAD, la didattica a distanza, per gli istituti secondari di secondo grado, abbiamo ridotto il trasporto extraurbano, perché in genere dal piccolo comune ci si riversa sulla città per andare appunto al liceo oppure andare in un istituto secondario, al commerciale e così via. Invece abbiamo mantenuto la didattica in classe per quanto riguarda le altre scuole, cioè significa la primaria, l'infanzia. In questo senso dobbiamo e stiamo anche lavorando per poter mettere in campo servizi aggiuntivi di trasporto, e questo significa un nuovo impegno finanziario, per cui dobbiamo fare anche un raschiamento del barile, del nostro bilancio già esangue rispetto alle ultime emergenze, però lo affronteremo. Ne abbiamo parlato ieri col presidente Musumeci, con i colleghi della Giunta, e stiamo lavorando in tal senso. Quindi il direttore dice delle cose sensate che trovano il nostro riscontro. Allora, andiamo da Salvatore Cannata. Salvatore, lasciami fare questa brevissima riflessione davanti a te, che sei il direttore di Videoregione, davanti al mio direttore di blog. L'obiettivo di queste dirette, caro assessore, è anche quello di raccontare le cose nel miglior modo possibile. Le notizie e gli argomenti che trattiamo sono sempre verificati e certificati. Lo dico a chi utilizza i social in maniera selvaggia. Davanti a tutte queste restrizioni, se ancora oggi sui social pubblicate le foto di mezzi di trasporto di mesi fa dove la gente è assiepata con la mascherina, certamente non fate un bel servizio quando dite: ah, i teatri chiusi ma nei mezzi pubblici, e poi scopri che quella foto è stata scattata a settembre o magari a luglio, quando ancora non c'erano tutte queste ulteriori restrizioni. Detto questo, dico, è chiaro, si discute su tutto, le cose sono perfettibili, però noi dobbiamo dare una mano anche evitando di utilizzare i social in maniera selvaggia. Salvatore. No, sotto questo punto di vista altro non posso fare che darti ragione. Piuttosto, ecco, io vorrei chiedere all'assessore Falcone, dico, al di là di quello che avete deciso ieri sera, di questa azione che volete fare perché la Sicilia possa autonomamente, ma come le altre 19 regioni d'Italia, decidere come muoversi, anche perché obiettivamente le situazioni non sono uguali da Bolzano a Capopassero, cambiano, no? Cioè ci sono realtà, voglio dire, dove si preferisce andare a cena piuttosto che a pranzo. C'è un ristorante di Milano, tutto sommato a pranzo riesce a fare i suoi numeri, un ristorante, che so io, della mia città assolutamente no, perché voglio dire non ci può essere il movimento che c'è da quelle parti. Per cui chiusa questa parentesi, volevo chiedere, ora al di là di chiedere, avete intenzione di fare qualcosa? Qualche tempo fa una ordinanza di Musumeci scosse le acque, proprio il caso di dire, non poco, rispetto alla questione migranti, no? Cioè, avete intenzione di fare qualcosa oltre o vi limitate per il momento solo a chiedere, ad aspettare risposta?
Ma direttore, noi abbiamo parlato di una leale collaborazione istituzionale e chi conosce il presidente Musumeci sa che non è avvezzo a fare degli atti improvvisati, se non quando, o determinati, se non quando è costretto dai fatti. Bene, intanto abbiamo ritenuto di avviare una sinergica collaborazione, almeno da parte nostra. Cioè la regione siciliana non si pone in contrasto al governo centrale, ma vuole dialogare, vuole aprirsi a un confronto. Aspetteremo, aspetteremo anche le decisioni, le determinazioni del presidente Conte e del governo centrale, dopodiché ci determineremo in merito. Se posso inserirmi un attimo in questo Certo. ragionamento, anche ascoltando quello che diceva Salvatore, fondamentalmente c'è anche un grande tema. Uno scontro in questo momento non sarebbe utile a nessuno, Ma perché andare allo certamente. scontro in questo istante significa andare davanti a un magistrato che si pronuncerà probabilmente quando l'emergenza sarà finita. Quindi non otteniamo niente se non questioni di principio. Quindi forse ragionare di una collaborazione, mi permetto di dirlo, non mi Direttore, permetto di dire un non è suggerimento, il ma. momento degli scontri, questo è il momento della collaborazione. Qua c'è un problema che sta mettendo in ginocchio non soltanto una regione o un paese, ma è un problema di tipo planetario, lo dovremmo anche comprendere. E non tutti i paesi sono pronti e tutti i paesi stanno arrancando, cioè ciascuno ha grossi problemi nell'affrontare la situazione in cui si trova a vivere. Quindi, in questo senso, riteniamo certamente di far sentire la nostra voce, ma non dobbiamo eccedere. Senti, prima di tornare da Nicoletta, abbiamo visto un servizio delle Iene dove Bene, Antonio sempre. Fraschilla ha raccontato anche del fatto che a Palermo c'è un solo dirigente che deve occuparsi di molteplici cose e peraltro c'è stato anche un tuo intervento legato a questa strada provinciale che porta a Caltavuturo. Era Certamente. stato sentito anche Giannopolo, o Giannopolo che dir si Giannopolo. voglio, Giannopolo, eccolo. Ti chiedo a questo punto se hai altre novità in merito a quello che abbiamo visto alle Iene, in merito a quell'intervento là e soprattutto Intanto vai, devo dire, devo vai, precisare, si preciso. sono visti, si è parlato della SP24 e della SP8, si è parlato di due strade, quella che va a Caltavuturo, ma anche quella che va a Valle d'Olmo. Sì. Sì. Vorrei, infatti, abbiamo detto che per quanto riguarda la SP8, noi abbiamo fatto due interventi, la Regione ha finanziato, i cui lavori inizieranno proprio fra qualche giorno sulla SP8, sulla SP24, i lavori inizieranno dopo che avremo espletato la gara. Giorno 4 novembre chiudiamo la conferenza dei servizi, mandiamo in gara e a gennaio prenderanno il via questi lavori. È una strada che è franata di competenza provinciale. Però anche qua, la regione siciliana, nel momento in cui sono state azzerate le province, sta esercitando una funzione vicariante. Questo lo dobbiamo dire. Per cui quante volte il presidente Musumeci dice: ma le strade provinciali lo volete capire o no, direttore, che non sono di competenza regionale? Certamente. Però in uno spirito di collaborazione sinergica, la regione siciliana interviene e interveniamo anche per quelle competenze che non sono strettamente legate alla regione siciliana. Vorrei ricordare che nel passato c'è stato un dibattito enorme, durato decenni, sul decentramento amministrativo delle funzioni regionali, cioè la regione doveva decentrare le proprie funzioni a chi? Alle province e ai comuni. Oggi invece, a distanza di 20, di 30 anni, si sta ribaltando la questione. Si chiede alla regione di fare ciò che è competenza dei comuni e delle province. Anche Vabbè, perché le province anche a hanno. questo ci stiamo attrezzando. Anche perché le ex province non hanno più un euro per occuparsi delle strade, Eh questo sì, diciamo, ma no, no, fondamentalmente non no, ci no. sono i soldi. Eppure, direttore, devo dirti che in alcuni casi le province hanno i soldi, ma come ha detto benissimo Massimo, non c'è il personale. Ciò che manca oggi è il personale. In Sicilia non si fanno più concorsi da 30 anni. Io feci l'amministratore locale dal 94 al 2001. Bene, devo dire che le ultime assunzioni le facemmo nel 96 al comune di Mirabello in Baccari. Bene, da quel momento non sono state fatte più assunzioni, dal 1996. Tra l'altro sbloccammo un concorso che era stato fatto nel 1990. Allora, delle due l'una, o creiamo un turnover e consentiamo a tanti giovani, a tanti professionisti di poter prendere le redini della pubblica amministrazione siciliana, oppure siamo alla paralisi. Questa
Questo è sotto gli occhi di tutti, c'è poco da fare. 1300 li sta per assumere comunque la regione, c'è un concorso che dovrebbe andare in alto, no, a breve. Cerchiamo di essere precisi, inizieremo con un paio di centinaia per poi fare una long list dalla quale negli anni potremo attingere e potremo fare un imponente, significativo reclutamento di nuovo personale. Allora, sentiamo il reclutamento di Nicoletta, che avrà certamente raccolto qualche domanda da chi ci segue da casa o da chissà dove. Prego, Nicoletta. Sì, Massimo. Allora, Rosario Lori Rera scrive: andavano chiusi i porti, andavano chiuse le regioni, potenziare i mezzi pubblici anche con l'aiuto dei privati, dovevano colpire solo pub, taverne e tutte quelle attività connesse alla movida, che c'entrano i ristoranti e le pizzerie, loro forse sono i luoghi più sicuri. Per non parlare di teatri, cinema, palestre e piscine, cioè gli unici luoghi dove avviene la sanificazione e gli spazi permettono un distanziamento adeguato. Hanno avuto 4 mesi di tempo per agire e invece solo a fare danno. Poi ancora Alessandro Catalano per l'assessore Falcone scrive: c'è chi chiede, come il comitato pendolari del Valdarno all'assessore regionale ai trasporti toscano, di ridurre il posto dei treni al 50%, come succede negli autobus. Cosa ne pensa l'assessore Falcone? Marco, l'abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto, tra l'altro ieri abbiamo presentato i primi 3 treni di 7 treni che arriveranno entro dicembre e abbiamo, e si vedeva plasticamente, che i posti sono occupati per il 50%. Su 320 posti dei nuovi POP ne possono essere occupati appena 160. Quindi questa è una misura che il governo Musumeci ha già realizzato, ha posto in essere e la stanno attuando gli esercenti del servizio pubblico. Salvatore, andiamo da sì. Salvatore Cannata, prego. No, credo che siamo stati, l'assessore è stato sufficientemente esaustivo anche sulle emergenze attuali. Ecco, l'unica domanda che volevo porre è questa qua. Sicuramente il sistema infrastrutturale siciliano è quello che è, deve essere sistemato, però mi sono accorto che da qualche tempo a questa parte invece, assessore, si parla con, come posso dire, una certa insistenza e convergenza del ponte. In questo senso, se prima sembrava un argomento tabù, chi ne parlava veniva immediatamente messo all'indice, adesso invece si è tornati a parlare da qualche tempo a questa parte, da qualche mese a questa parte, anche con proposte un po' particolari, tipo quella del tunnel, di questa possibilità, non più come un'entità remota. È una mia impressione, è un'impressione anche sua, c'è qualcosa di concreto che si muove? Ma in parte. Perché in parte se ne parla, in altra parte se ne straparla e se ne parla per buttare la palla fuori dal campo. Quando si parla del tunnel significa che il ponte non lo si vuole fare, cioè non si vuole fare il collegamento stabile, perché creare un progetto del tunnel, arrivare alle approvazioni in linea tecnica, ambientale, paesaggistica, significherebbe fare un attraversamento temporale di circa 10 anni. E allora, se si vuole fare questo, bene, si parla di tunnel. Se invece si vuole creare realmente il collegamento stabile, abbiamo un progetto già pagato, già definitivo, con i vari pareri, dovrebbe essere soltanto aggiornato, addirittura potrebbe essere anche ridimensionato, perché c'è una tecnica industriale, costruttiva, totalmente nuova, che creerebbe degli assemblaggi e queste 2 torri che terrebbero il ponte sospeso tra le 2 regioni potrebbero essere realizzato veramente in pochissimo tempo e anche con una cifra non esagerata. Questo però per chi lo vuole fare. Io però devo dire, direttore, sono convinto che questo governo nazionale non vuole fare il ponte. Lo faremo noi quando saremo al governo nazionale e, siccome io sono fiducioso, ritengo che nel 2023 il paese guarderà al centrodestra, saremo allora noi chiamati a questa grande responsabilità per fare l'opera più importante o tra le più importanti d'Europa. Senti, assessore, non mi posso esimere dalla domanda. La Palermo-Agrigento, abbiamo parlato della Palermo-Catania, lasciate ogni speranza a voi che da Palermo volete andare verso Agrigento. Voi che attraversate. Eh?
o voi che attraversate. Oh, là ci vorrebbe Caronte, ma forse anche Caronte secondo me faticherebbe a portare la gente ad Agrigento in tempi opportuni. Senti, rispondiamo ai tanti che insomma continuano a giustamente. Credo allora, così come caro Massimo, così come è sulla Catania-Palermo, in cui ci sono tantissimi cantieri, ma molti di questi noi confidiamo di vederli chiusi e soprattutto realizzati da qui a fine anno, anche sulla Agrigento-Palermo riteniamo che ci possa essere invece una azione nuova linfa da parte delle aziende. L'ANAS, noi abbiamo fatto addirittura un atto perentorio all'ANAS sulla Agrigento Palermo, e l'ANAS appunto è stata abbastanza determinata nei confronti della CMC, che vorrei ricordare è la società che si aggiudicò l'appalto, così come sulla Agrigento Caltanissetta. Anche là noi abbiamo mandato un atto di diffida all'ANAS perché o i lavori riprendano entro un mese oppure bisogna necessariamente procedere alla rescissione contrattuale e purtroppo andare a nuova gara. No, cosa? Cioè, da cittadino immagino di interpretare il sentimento di Maglio e di Salvatore che è collegato. Cioè, io vedo che i lavori iniziano, perché onestamente io li vedo iniziare, che si vede che poi cominciano ad arrivare i barili, qualche muratore, qualcuno che asfalta. Cioè, poi allora, a un certo punto magicamente si ferma allora, tutto. C'è stato perché? Finalmente pare che abbiamo si sia raggiunta la quadra, e noi lo vediamo, noi abbiamo un dato, la cosiddetta produzione, cioè sono i salle, gli stati di avanzamento lavori. Ogni mese, ogni due mesi arrivano i salle e noi registriamo questi salle. Se c'è una fatturazione, allora significa che il lavoro procede. Se non c'è fatturazione, non procede il lavoro. Noi stiamo vedendo in questi mesi che c'è una certa fatturazione, lavorano ben 7 imprese, tra l'altro 6 sono locali, per cui auspichiamo e confidiamo che entro il 2021, massimo entro i primi 4 mesi del 2022, la Agrigento Palermo sarà riconsegnata alla fruizione pubblica. Entro, io dico, dicembre 2021, aprile 2022, scriviamo. Dicembre 2021, chiedo alla redazione di ricordarsi queste date, ecco, perché poi vengo a cercare. Ma c'è una cosa che dobbiamo ricordare però a chi ci segue, perché non tutti magari sanno i passaggi precedenti. C'è stato un fallimento di un'azienda che aveva vinto l'appalto, per cui i lavori si sono fermati a seguito di quel fallimento. Certo, c'è stato un lungo contenzioso, è giusto, assessore, dobbiamo ricordarle queste cose. Certo. Per passare anche parte dei lavori. E direttore, dobbiamo anche dire una cosa: quando noi siamo arrivati i lavori erano bloccati. Per farli ripartire è stata necessaria una perizia di variante che è costata 45 milioni di euro, soldi che ha sborsato la regione siciliana. Però, ricordiamolo, questo, giusto per stavo ricordando evidenziare queste cose, perché è giusto che chi ci segue sappia, perché non è detto, magari noi diamo per scontato cose che chi ci segue in quel momento magari non ricorda, non è giusto ricordarlo. Però c'è un dato: passare una rescissione del contratto, come si potrebbe arrivare nel caso in cui non si avesse, potrebbe presentare degli altri problemi, perché passare automaticamente questi lavori direttamente nelle mani dei subappaltatori che in questo momento stanno lavorando con tutte le difficoltà, con i debiti maturati, con i soldi che non sono arrivati, potrebbe far saltare tutto l'impianto, quindi forse prestare per ed ecco allora perché il nostro, come dire, atteggiamento che è abbastanza sobrio e cerchiamo di non eccedere nei toni, perché alcune volte poi il troppo stroppia, quindi dobbiamo stare attenti, ecco, è un siamo sul filo di lana, dobbiamo dire. Dico soltanto una cosa all'assessore, perché mi è arrivato adesso un messaggio in risposta proprio a quello che diceva poco fa: domani si è indetta una protesta dell'NCC a Palermo e a Messina, c'è uno stato di agitazione, quindi li incontreremo perché comunque gli NCC la protesta la stanno rivolgendo allo Stato. Allo Stato, è verso il governo centrale, non è verso la regione siciliana. Devo dire che li abbiamo incontrati venerdì scorso tutti i sindacati a Catania, perché stiamo lavorando invece su quell'indennizzo di cui abbiamo parlato. Giorno 2 chiudiamo il bando, si chiude il bando e entro dicembre erogheremo i primi indennizi a queste diciamo così realtà piccole, piccolissime realtà imprenditoriali che comunque rappresentano un segmento della nostra economia siciliana. Speriamo che non sia un click day. Andiamo da Nicoletta. Andiamo da Nicoletta Lubue. Nicoletta, prego, e poi andiamo da Salvatore.
Sì, Massimo, allora Vincenzo Maiorana scrive: così li uccidete, che senso ha chiudere alle 18 il servizio ai tavoli? Quanti ragazzi in mezzo alla strada, vi rendete conto? Fate lavorare la ristorazione. Poi ancora Filippo Ruggeri: stamattina due grandi mercatini rionali aperti, che senso ha chiudere i bar e i ristoranti? Ok. Allora, Abbiamo già risposto, sì. beh, insomma, I puoi lettori? replicare? No, abbiamo già I detto lettori sono un po' quello monotematici perché poi è il momento, è la cosa che che. Ma brucia fuori hanno oggettivamente. ragione, Allora, posso chiederti, rimane con noi ancora qualche minuto? sì. Andiamo da Messina, non so se è collegato il sindaco di Messina, Cateno De Luca, non so se è collegato. Cateno, buon pomeriggio, benvenuto in diretta, grazie per essere qui. Eccoti Eccomi, qua, buonasera, un caro buonasera. saluto al mitico Falcone. Ciao Cateno, Allora, ciao. Cateno, benvenuto in diretta. C'è qui con me anche il direttore di Blog Sicilia, Manlio Viola. C'è anche. Allora, chiedo alla regia di sistemarmi un po' il ritorno audio di Cateno. E c'è anche collegato Salvatore Cannata, il direttore di Video Regione. Intanto, Cateno, come stai? Io bene, sempre in trincea e alla ricerca di soluzioni per il nostro territorio. Infatti stasera ci sarà anche un annuncio importante alle ore 19, lo daremo urbe et orbi attraverso la nostra pagina Facebook Cateno De Luca, sindaco di Messina, per quanto riguarda la soluzione per l'apertura fino alle 23 o 24, stiamo ora definendo gli ultimi dettagli, di bar, rosticcerie, pasticcerie e quant'altro. Cioè, Quindi fammi capire, tu a Messina potrai prolungare nella tua città l'apertura dei bar e dei ristoranti fino a quell'ora? veramente lo faremo in ambito regionale. Ah, addirittura. Quindi ci stai dando un'anticipazione, l'assessore forse non è a conoscenza. Marco Aspettiamo, Falcone sorride, quindi non lo so, cioè spiegaci. aspettiamo. Io guardo una prospettiva. Pronto? Sì, siamo qua, ti sentiamo No, non posso. perfettamente. Allora, abbiamo lavorato tutta la notte e tutto il ragionamento che a tratti, quindi alle 19 sarà annunciato ed è la soluzione che in questo momento si deve applicare nell'interesse del nostro sistema imprenditoriale, perché la Sicilia non è le altre regioni. La Sicilia è uno Stato nello Stato e da Stato nello Stato si deve saper comportare. Va bene, senti, andiamo da Salvatore Cannata. Salvatore, una domanda per Cateno De Luca, ce l'hai così d'amblè di primo acchito? Intanto, più che una domanda, è una considerazione ed è legata al fatto che comunque Cateno De Luca in ogni momento nelle sue esternazioni ha scosso le acque e questo credo che sia un dato di fatto che gli va riconosciuto. Poi ovviamente i percorsi che si intraprendono non sempre arrivano alla fine, ma questo significa poco. Però a questo punto mi incuriosisce molto che cosa dirà stasera alle 19. Piuttosto, sindaco, la risposta della sua città a quello che lei ha fatto. Abbiamo visto alcuni dati emersi da ricerche attendibili perché redatte, firmate in calce da organi attendibili. Abbiamo perso Salvatore. Vabbè, oggi la connessione ci crea qualche problema, però vabbè, Cateno, se ci sei, la risposta della tua città rispetto al DPCM, ecco, insomma, credo volesse di chiedere questo, Salvatore. Guardi, c'è stata una prima manifestazione organizzata sabato scorso, alla quale io ho partecipato. Quando ho visto poi l'andamento della manifestazione, ho preferito portare i rappresentanti della manifestazione in prefettura, pur non avendo l'appuntamento col prefetto. Ho chiesto scusa, però è stato gentile, alla fine ci ha ricevuto ugualmente insieme a questore. Dove abbiamo definito quello che è un nostro piano di intervento aggiuntivo a quello che ci auguriamo arrivi dalla Regione, ma soprattutto da parte dello Stato. Abbiamo fatto già giunta domenica scorsa, 48 ore fa, e venerdì attueremo le nostre azioni. E sono azioni in parte simili a quelle che noi abbiamo già attuato durante il lockdown. Ripeto a me stesso che la città di Messina è stata l'unica città ad avere il coprifuoco per 2 mesi alle ore 18.
questo lo sottolineo, questo a conferma di come noi siamo stati non rispettosi ben oltre quelle che erano le nostre scelte. Però sul piatto dei messinesi abbiamo messo degli aiuti immediati, quindi abbiamo dato a 18.000 famiglie la Messina Family Card e quindi fino a 500 euro al mese di acquisto di generi alimentari, e abbiamo rimborsato le utenze da marzo fino a giugno e l'affitto della prima casa. Questo ha fatto il Comune di Messina, nonostante gli impegni che erano stati assunti nei confronti dei comuni non sono stati del tutto mantenuti. Quindi è ovvio che se io chiedo restrizioni, nello stesso tempo ometto quello che è comunque un elemento che possa alleviare la restrizione, oppure la gente prende a sputazzate pure a Cateno De Luca. Quindi è chiaro, è normale ed è umano. La stessa cosa sto facendo in questo momento. Ho ricondotto nell'alveo istituzionale una prima legittima protesta. Stiamo definendo in queste ore quanti milioni di euro, perché di questo si tratta, metteremo in aiuti. E una cosa la stiamo facendo non solo in relazione questa volta al sostegno alimentare, ma faremo un bando per far riaprire le attività teatrali, le attività musicali, tutta una serie di cose che avranno una riapertura diversa con sostegno economico da parte del Comune di Messina. Tutto questo lo stiamo facendo perché? Perché noi guardiamo a dopo, e il dopo, l'ho detto in piazza e lo ribadisco qua a tutti quanti gli abitanti del palazzo come me, noi facciamo parte del partito del 27, cioè a prescindere dal lockdown, comunque il 27 percepiamo uno stipendio o un'indennità. Se noi non ci mettiamo nei panni di chi ruota attorno ai palazzi, siamo folli. E dico semplicemente, noi o ora mettiamo in circolazione ora soldi, oppure tra due mesi non ci sarà più nessuno che pagherà i tributi, che pagherà le imposte per permettere a noi inquilini del palazzo di rimanere nel palazzo. Se questo non si traduce in una azione amministrativa concreta, cosa che finora purtroppo in gran parte è mancata, è ovvio che non puoi pretendere dalla gente il rispetto delle restrizioni. Ecco qual è sostanzialmente la questione sulla quale ci misureremo stasera alle 19 per un pezzo del problema, ma daremo quelle che sono le nostre soluzioni pratiche già con risorse individuate. Venerdì prossimo alle 18.30 daremo l'elencazione di tutto ciò che noi siamo riusciti a mettere in campo immediatamente per la città di Messina. Allora, andiamo da Nicoletta, sentiamo un po' se ci sono delle domande anche per il sindaco di Messina e poi torniamo da Maglio, non so se Cannata lo abbiamo recuperato. Prego Nicoletta. Ci sono tanti messaggi per il sindaco, chiaramente approfitto per salutarlo così come tutti gli ospiti. Allora, Dario Tulipiano scrive: se i locali resteranno aperti fino alle 23 o a mezzanotte, bisognerà rivedere anche il coprifuoco vigente dalle 23 alle 5, no? Poi ancora sindaco, ma che si sta facendo per le folle alle fermate? Non è che così pensiamo troppo ad andare contro il governo e meno a chi rischia di beccarsi il virus aspettando l'autobus? Allora, non so se Cateno sei riuscito a sentire la prima parte. La prima parte, sì, insomma, la prima parte giustamente dicevano se si rimane aperti dalle 23 fino alle 24, bisogna rivedere il coprifuoco, che chiaramente va da un certo orario a un certo altro orario. Allora qui c'è l'intesa con Nello, la dobbiamo trovare, ma io sono sicuro che la troveremo l'intesa col Presidente della Regione. Bisogna fare un ragionamento ora che non vi posso anticipare più nel dettaglio, ma ci sono tutti gli elementi per rivedere la situazione. Aggiungo che noi già abbiamo dato disposizioni all'ATM di procedere anche a convenzionarsi con dei vettori privati proprio per raddoppiare la posizione, per le linee più trafficate. D'altronde avevamo già
posto questa questione in tempi non sospetti, e vorrei dire che quando già si è parlato delle nostre prime ordinanze avevamo posto il problema delle scuole, dicendo già in partenza, e qui la miopia dello Stato nazionale, o meglio, come l'ho definita io simpaticamente, non voglio essere blasfemo, di una ministra che sembra più una bambina viziata, come il ministro della pubblica istruzione, non mi ricordo come si chiama, la quale si è impuntata a tutti i costi a farci spendere 80 milioni di euro per affittare nuove aule e per sistemazioni che non si potevano fare con la bacchetta magica, tant'è vero che ancora abbiamo i lavori in corso, e nello stesso tempo ad acquistare banchi che ancora a Messina nel 70%, anzi 50% esattamente delle scuole deve arrivare, perché ricordo sempre che i banchi monoposto con rotello senza non mi interessa, è un impegno che ha assunto lo Stato e non è stato assolutamente mantenuto. Dopodiché cosa è successo ora? Che tutti questi soldi sono andati in fumo. Perché? Perché se già si pone il tema, come già si è posto, di fare la didattica a distanza per gli istituti superiori, già significa che il 50% di queste somme le abbiamo bruciate. Allora dico alla ministra, puttana della miseria, ma ecco, perché invece di iniziare immediatamente così, non attendevi la prima tu, porca Eva, i soldi sono di tutti, e quello che era un normale andamento epidemiologico che con il raffreddamento delle temperature sarebbe cambiato, e quindi iniziavi intanto per quanto riguarda le superiori con la didattica a distanza, dopodiché tiravamo le conclusioni. Iniziare per 2 mesi così non era un problema. Non solo, io avrei preteso, ecco qual è l'altro elemento, che intanto si iniziava con i doppi turni per quanto riguarda almeno le scuole medie. Questo significava alleggerire da subito il problema dei trasporti, non c'era bisogno di inventarci altre somme, perché poi continua a sparare puttanate a livello nazionale e dicono ma gli 80 milioni per il trasporto, ma che cavolo dite? Non hanno idea neanche come si amministra un condominio, e non sanno che a una cifra deve corrispondere poi una filiera amministrativa di assegnazione delle risorse e di gare d'appalto, ma siccome non hanno idea di come funziona l'amministrazione, ovviamente per loro messa la cifra, no, è già come se fosse operativa. Ecco, ci troviamo di fronte purtroppo a dei soggetti che non hanno idea di come si amministra. Ecco qual è la questione. E quindi il sistema è andato in tilt. Non bisognava fare così, ma l'avevamo detto. Purtroppo ora siamo in questa situazione e stiamo cercando di trovare, di recuperarla. Allora, direttore, preparo una domanda, però ha visto che c'è qui Marco Falcone che sta con noi ancora qualche minuto e che poi dobbiamo lasciarle i suoi altri impegni. Parliamo di Mi avete colpito nel cuore. Parliamo di infrastrutture messinesi, visto che c'è qui l'assessore, ci avviciniamo al Natale, che gli vogliamo chiedere un regalino per Messina, per le strade del racconto, cioè che ci poteva addovannare. Allora, io voglio essere onesto con Falcone, lui mi ha messo nelle condizioni di poter fanculizzare tutta la macchina amministrativa di città metropolitana e del Palazzo Municipale, quindi io sono contento, ecco perché lo ammiro. In che senso? Che mi ha messo a disposizione, in base a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, le risorse che abbiamo chiesto, e lui ha sempre posto una questione: basta che li spendi. Intelligentemente anche Falcone ha fatto un ragionamento che oggi purtroppo pochi percepiscono. Non è il problema quanto soldi mi dai, ma è la velocità per quanto li spendi, ed ecco che l'approccio per noi è stato buono, nel senso che ad ogni richiesta noi, già sapendo anche come ragiona, perché lui sorride, però è uno che nel momento in cui non mantiene l'impegno, lui il bastone lo sa usare, e così si fa. Ed ecco perché noi abbiamo fatto richieste, abbiamo avuto risorse, abbiamo speso, e quindi si è innescato un meccanismo simpatico. E cosa gli chiedo ora per Natale? Hotel Riviera, assessore, che venga completato quest'altra operazione che è da 30 anni. Ieri mi hai abbandonato. Se ieri venivi, quando abbiamo inaugurato i 3 treni, voglio dire, poi siamo stati all'IACP, ma il tuo assessore Mondello ti avrà detto che l'impegno lo prendiamo e lo rispetteremo. Daremo alla città di Messina, e tu per primo, una meravigliosa opera che servirà a rigenerare, a riqualificare quella zona e a dare grande prestigio, come tra l'altro abbiamo fatto a Siracusa, laddove abbiamo riacquisito e diciamo così progettato e mandato in gara e i lavori
da qui a qualche mese inizieranno con l'hotel Scuola, che è una più o meno è un'opera simile all'hotel Riviera. Quindi, bene, assolutamente sì, Cateno, Io decisamente, è una quello che da cosa Luca che si si farà. dice, mi Ecco. permetto questo, dobbiamo accelerare concretamente sul piano del risanamento, perché sai bene che lì c'è stato un cortocircuito amministrativo presso i vostri uffici, dobbiamo recuperare lì il tempo perduto sull'accreditamento delle somme. Questo è importante perché sono impegni che abbiamo assunto in primis il Presidente della Regione e poi tutti quanti noi nei Settimana confronti dell'Ufficio. prossima, settimana prossima le risorse saranno messe a disposizione, quindi ritengo che siano a buon punto. Tra l'altro, ecco, poi magari ci vediamo, verrò e così vediamo appunto di definire gli ultimi dettagli per capire dove siamo così arrivati, Perfetto. mettendovi le risorse a Allora, disposizione. fermi tutti, puoi restare ancora qualche Qualche secondo? minuto, solo. Allora, fermi, Maglio, ho una bomba e mi è arrivata adesso sul cellulare. Se la regia è Ah. pronta, ve la faccio vedere. Sul profilo ufficiale del presidente della regione Nello Musumeci arriva questa notizia. Hashtag Sicilia, hashtag fake news. E sulla faccia di Cateno c'è una fake news di un. Come, esatto, Cateno, che c'è? Perché tu hai detto una cosa e la gente giustamente pensa che possa cambiare, no? No, l'abbiamo concordato. Infatti, con Nello siamo rimasti anche. Questa è un'anteprima che vi posso dare. Detto, Vai. continuiamo a giocare. Tu, ti raccomando, rilancia. Perché se voi tecnicamente guardate la visibilità che sta dando Musumeci a questo posto, non è che è stupido, lo sa che se pubblica nella sua pagina una cosa del genere mi dà visibilità. L'abbiamo concordato anche questo. Ho detto, guarda, tu rilancia, così noi alle ore 19 abbiamo il massimo di attenzione. Va bene, Maglio Viola, Senti, domanda, io prego. visto che l'assessore poi deve andare, però volevo approfittare ancora un attimo. Mi scuserà il sindaco De Luca se faccio una domanda all'assessore Falcone, visto e considerato che oltretutto ho Prego. visto la grande simpatia che c'è fra i due. Volevo far un attimo parlare di politica velocissimamente, perché Falcone, oltre ad essere assessore della Regione Siciliana, è anche il commissario di Forza Italia a Catania. Fondamentalmente è una cosa che dobbiamo dire perché oggi c'è stato un evento importantissimo, ovvero il passaggio di due deputati, uno dei quali è l'ex presidente del gruppo dell'UDC e attuale Presidente della Commissione Salute in Forza Italia. Noi l'abbiamo definita ieri quando abbiamo anticipato questa notizia che poi è stata ufficializzata una bomba sulla maggioranza. Una bomba in che Ma no, senso? Nel senso che, direttore, fammi no. completare, assessore, nel senso che si sposta un po' l'equilibrio verso Forza Italia, che questo potrebbe avere un peso anche in vista di un eventuale rimpasto di giunta, visto che Musumeci la settimana scorsa, proprio da questi studi, aveva detto nessuno mi ha chiesto di cambiare nulla. Ma intanto nessuna bomba nei confronti della maggioranza, rimane coesa come prima. Tra l'altro stiamo parlando dell'onorevole Caronia che ritorna in Forza Italia, laddove è stata eletta, e l'onorevole La Rocca-Ruvolo, con cui abbiamo avuto sempre rapporti straordinari, anzi la stessa poteva già essere candidata in Forza Italia 3 anni fa, voglio dire, entra a pieno titolo oggi in Forza Italia. Sono due risorse politiche importanti, due professionisti importanti che possono dare sicuramente uno slancio in più a Forza Italia e in questo senso contribuire a rafforzare la maggioranza. Ecco, il dato, sono due dati, direttore. Da un lato Forza Italia è in salute, oggi anche Gianfranco Miciche ha presentato questo nuovo ingresso e il ritorno di Marianna Caronia e lo ha detto, ma seconda cosa, la cosa più importante è che la maggioranza rimane coesa, anzi si consolida ulteriormente. Quindi andiamo avanti, Non poi c'è se una c'è da fronda fare dentro Forza Italia. Una no, fronda magari assolutamente un po' no, no. sommersa, Allora, qualche dissapore, guarda, qualche dissenso. direttore, io molte volte dico è difficile trovare un partito come Forza Italia che, in cui si discute tanto, ma alla fine si trova un punto di incontro, cioè si trova una convergenza, il punto di caduta. In molti partiti ci si confronta e poi invece si litiga. Da noi al contrario, da noi ci si confronta e poi si arriva a un punto di incontro, tutti insieme. Ecco, lo stiamo dimostrando. Falcone, ma come si fa a litigare con te? Brava, Visti, ma questo è bondad tua, ecco qua. ma bondad tua, È Cateo, impossibile, bondad è tua. impossibile. Allora, intanto Vai. salutiamo l'assessore Falcone che deve andare Grazie. via. Cateno, tu rimani, fermo lì, non ti muovere. Ti auguriamo buon lavoro, in bocca al Grazie, grazie lupo. a voi, E grazie. Ciao Cateno, direttore Ciao Cannata, buona Marco. serata.
Ciao, ci vediamo presto, Cateno. Buona serata a Allora, tutti. Buona serata. Cateno, fermo lì. Domanda, fermo, perché prima andiamo da Nicoletta Lubuer, sentiamo un po' il parere di chi ascolta da casa. Prego. Sì, allora, alcuni messaggi anche sulla pagina Facebook di Casa Minutella. Complimenti, sindaco. E poi grande Cateno, da non chiedere tu, poi Cateno, vieni a Palermo. Poi ancora una domanda. Caro sindaco De Luca, i suoi droni che hanno fatto tanto discutere potrebbero servire in questa situazione? Dove cazzo vai? Torna a casa. Mi auguro di non dover far volare nuovamente i miei droni, perché significa che siamo arrivati realmente a una situazione tragica. Noi apriremo il nostro gabinetto di guerra venerdì prossimo, cioè il COC, da dove abbiamo organizzato per 2 mesi, sostanzialmente abbiamo anche dormito lì, per 2 mesi abbiamo organizzato tutti i servizi alla nostra comunità. Le condizioni oggi ovviamente non prefigurano ancora una situazione del genere, anche se noi siamo stati talmente troppo bravi per avvicinarci sempre di più. Però ancora la situazione, dalle mie informazioni, dai miei studi, è recuperabile, ma con intelligenza, anche perché parliamoci chiaramente: se noi limitiamo le attività economiche e poi questi legittimamente ogni giorno cominciano a fare sciopero e manifestazioni, il virus se lo trasmettono già in questa occasione. Quindi dobbiamo anche trovare realmente il punto di equilibrio che con Nello siamo riusciti a individuare e che questa sera comunicheremo a tutto il mondo. Allora, andiamo fermo con noi, Cateno, ti prego di stare con noi perché ti voglio raccontare la storia di uno dei tanti bar di Palermo, uno tra i più frequentati in assoluto. Andiamo da Francesco Massaro. Francesco, se ci sei, batti un colpo, vediamo se è collegato con noi. Buon Buon pomeriggio. Ciao Francesco, pomeriggio, batto un benvenuto. colpo. Ciao Allora, ragazzi. senti, intanto tu sei, lo diciamo a Palermo, una istituzione, non è pubblicità occulta, uno dei posti di maggiore ristoro del bar Massaro. Senti. Scusa, scusami Massimo, scusami, tolgo una mascherina soltanto perché sono dietro Esattamente. un vetro, quindi insomma tolgo la mascherina per Esatto. questo. Allora, c'è collegato con noi anche il sindaco di Messina Cateno De Luca, un tuo collega Manlio Viola, perché lo Buonasera, ricordiamo, salve. Ciao Francesco è Francesco. anche Ciao Manlio. un Ti giornalista. saluto con affetto, Manlio. Ciao. Altrettanto con Allora, affetto. Francesco, il bar Massaro con le nuove, con i nuovi decreti, perché Cateno De Luca stasera alle 19 annuncerà che si potrà, lui dice, immaginare un percorso di chiusura alle 23/24. Intanto però tu che danni hai avuto? Beh, consistenti, perché da 2 domeniche fa, da quando il Presidente del Consiglio è apparso in TV, come dire, annunciando il decreto, ecco, quel decreto ha avuto un effetto dirompente psicologico nei confronti delle persone. E quindi dal giorno successivo ho avuto un decremento importante che è diventato preoccupante a partire da ieri, da quando è entrato in vigore il nuovo decreto che di fatto costringe il bar a chiudere alle 6, consentendo soltanto l'asporto o il domicilio. Ma in realtà ieri dalle 3:30, dalle 15:30 in poi al bar sono entrate pochissime, pochissime persone, veramente Senti, poche. sono le 15:47, ci puoi fare una panoramica del tuo bar Sì, adesso per capire com'è? certo. Cateno, resta con noi perché adesso poi voglio Sì, sentire il tuo scusate. parere. Prego, prego. Io non so se, ecco, questa era, Ecco. non so se vedete, perché Sì, io non riesco a vediamo. vedere quello che inquadro. Vabbè, un c'è nodo Quindi, praticamente. esatto, I banconi sì. completamente vuoti. Noi naturalmente continuiamo a fare la merce, vedete la pasticceria, la pasta reale, il gelato, la rosticceria, però è chiaro che la situazione è complicata. Quindi io devo decidere se come dire, vale la pena restare aperti anche oltre le 18 oppure se non sia più saggio. Da un punto di vista economico e imprenditoriale, chiudere alle 18 e quindi conseguentemente fare ricorso alla cassa integrazione. Diciamo che mi sono dato 3-4 giorni di tempo
per prendere questa decisione, perché non voglio appunto prendere una decisione così importante per me, per la mia azienda e per i miei dipendenti sull'onda, diciamo, dell'emozione. Cerco il più possibile di essere freddo e razionale, anche se in un momento così non è facile. Ok, sentiamo Cateno. Cateno, che si dice? E poi andiamo a Modica, prepariamo il collegamento col ristorante di Modica. Cateno, cosa si dice a questa cioè a uno coraggioso come Francesco, ma come tanti altri? Ma guarda, Francesco, intanto è ovvio che la mia solidarietà non c'è, perché i temi sono alti. Io poi ho fatto il barista per 2 estati, quindi quelli che sono gli orari e gli ingressi li conosco discretamente, perché gli studi me li sono mantenuti facendo il muratore e il barista. Ed è ovvio che noi stiamo parlando di una fascia oraria dove in linea generale ci sono anche bar che perdono il 40% del loro introito quotidiano, e c'è anche chi il 50%, in base a dove ovviamente è collocato. E di questo si tratta. Come possiamo pensare noi che possa essere mantenuta la stessa struttura se io per a causa di quelle 3 ore comprometto quasi il 40-50% dei miei introiti? Ecco dove sta il problema. Cosa diversa in Lombardia, perché noi abbiamo anche gli orari sfalsati e le nostre abitudini sono completamente diverse. Ma posto questo, che è un dato di fatto che non è stato preso in considerazione da nessuno, il tema che noi dobbiamo sottolineare è uno, ed è molto semplice. I decreti da cui si è ripartita per questa fase di pandemia consente delle azioni differenziate regione per regione. Importante che queste richieste, anzi queste ordinanze, siano suffragate da elementi oggettivi. E questo noi stasera spiegheremo quando ufficializzeremo l'ordinanza che da questo punto di vista va fatta in Sicilia, dove in base a tutti gli elementi che forniremo ci sono le condizioni per continuare una attività per quanto riguarda un arco temporale molto più ampio, 23 o 24, in base a quando si vuole fare il coprifuoco. Io ovviamente a Francesco cosa posso dire in questo momento? Io mi auguro, da uomo delle istituzioni, che tu non ceda a quella che è una legittima amarezza, e cioè quella di diminuire il personale o peggio ancora fare altri tipi di ragionamenti. Perché? Perché se tutti fanno un ragionamento del genere, che è legittimo, i primi che rimarranno disoccupati sono quelli del partito del 27 come me, che stanno nella pubblica amministrazione, perché io, il fatto che prendo indennità, comunque mi porta ad essere qualificato nella pubblica amministrazione. Quindi non è che ti sto precando, sono egoista e ti dico: Francesco, tu devi resistere anche nel mio interesse. Perché la pubblica amministrazione, senza il Francesco di turno che continua a resistere sul territorio e a pagare le tasse, non potrà mai continuare ad esistere. Al di là di questa constatazione che dovrebbero fare chi è che prende provvedimenti e non se ne rende conto poi degli effetti nefasti che ci sono, è logico che la situazione, per come si è impostata da noi, è totalmente sbagliata, perché da noi non ci sono certe mode come sui Navigli a Milano, piuttosto che in altri tipi di contesti romani. Da noi ci sono altri tipi di abitudini, ed ecco perché l'applicazione di un decreto che uniforma in termini di abitudini tutta l'Italia, ma non in termini di incassi, è totalmente irragionevole. Cateno, fermati un attimo, perché andiamo un attimo al centro di Modica, Amalio, dove c'è una ristoratrice di nome Federica Muriana, che ha un ristorante proprio nel centro storico di Modica. Federica, buon pomeriggio, benvenuta in diretta. Grazie per la pazienza. Allora, sei giovanissima, Federica, hai una bella Sicilia al collo, questo significa che ami tanto la tua terra. Allora, decreto ministeriale, alle 18 si chiude, come vi siete organizzati nel tuo ristorante e che perdite avete avuto? All'ultima le perdite sono state tantissime, veramente tantissime. Come potete immaginare, il nostro servizio è più che altro serale. Aperti, ma quello che mi frutta di più è più che altro la cena. Noi facciamo piatti tipici modicani, quindi cibi della tradizione,
è stato un colpo enorme e non sappiamo come affrontarlo. Senti, quanti dipendenti hai tu, Federica? Te lo dico, sono 21, 21 21 dipendenti. dipendenti. Francesco, tu quanti Sì. ne hai? Fra 25 e 30. Fra E 25 e 30. prima del primo lockdown eravamo vicini ai 40, eravamo o 37 o 38 e poi siamo scesi considerevolmente. E poi da quando è finito il lockdown? Diciamo da maggio in poi ci eravamo pian piano ripresi, stavamo viaggiando a una velocità di crociera soddisfacente ed eravamo arrivati nuovamente insomma, sui 30, poco meno di 30. Federica, in questo periodo adesso cosa farai nel tuo ristorante? Manderai a casa questa gente? Come ti organizzerai? Allora, stiamo valutando in una chiusura di serie, insomma, un paio di settimane, perché ovviamente loro magari devono recuperare qualche giorno di ferie, noi non sappiamo risposta a quello che succederà, non sappiamo come sarà già domani, come andrà a finire, noi in questa situazione non sappiamo come andare avanti, quindi adesso gli darò qualche giorno di ferie sicuramente, poi se non cambiano le cose, avremo delle azioni diverse. Magari qualcuno andrà a casa e mi dispiace tantissimo dirlo perché 21 dipendenti sono molti e mandare 21 famiglie senza lavoro è drastica la cosa. Manlio Viola vuole intervenire, il direttore di blog, prego. Sì, quello che voglio è un'osservazione la mia principalmente. Dico, quello che si dimentica quando si fanno questo tipo di provvedimenti è proprio il fatto che la Sicilia è diversa, che il sud è diverso dal resto d'Italia. Queste aziende con 20, 30, 40 dipendenti sono praticamente quello che a nord sono piccole fabbriche. La Sono nostra le industria è nostre questa. industrie, direttore, sono le nostre industrie. Esattamente, questo volevo dire. Da noi le nostre industrie sono quelle turistiche e quelle della ristorazione. Quello che dobbiamo capire e dobbiamo far capire è che non, quando loro dicono dobbiamo mantenere quello che è necessario, quindi l'industria, da noi significa queste aziende. Non perché sono collegati adesso questi imprenditori, alcuni dei quali conosco anche personalmente, ma fondamentalmente perché questo è il nostro tessuto economico. E chiudere queste aziende da noi significa mandare tutto gambe all'aria. Scusate, questa è una considerazione, ma che secondo me andava fatta. Francesco. Francesco, vuoi intervenire, prego. Sulla base di quello che diceva Federica, che saluto affettuosamente, loro i ristoratori, cioè insomma i proprietari dei ristoranti hanno dei danni infinitamente maggiori rispetto ai miei e li abbraccio tutti idealmente. Federica poco fa diceva una cosa, io manderò in ferie questi miei dipendenti. Naturalmente potrei farlo anch'io, il problema è che alla fine poi lo stipendio lo devi pagare. Quindi tu puoi dare delle ferie, ma queste ferie vanno pagate. E allora io mi chiedo e ragiono, ma con il 30% di incassi in meno, con il 40% di incassi in meno, come faccio a pagare 25 stipendi? Ecco, quindi le ferie potrei darle, è vero, ma è un'operazione Allora, assolutamente Francesco, antieconomica. fermati un attimo, fermati un attimo. Andiamo da Nicoletta e intanto chiedo alla regia di preparare la seconda clip che abbiamo promesso in scaletta del presidente Conte. Andiamo da Nicoletta intanto. Nicoletta, prego. Sì, Massimo, intanto tutti saluto Rita perché ricordano la sua partecipazione a quattro ristoranti, quindi insomma tanti saluti e tanta solidarietà per lei. E, uno dei messaggi che sono appena arrivati, allora, non ha senso chiudere le palestre, i bar e i ristoranti. Dico una cosa, se i locali fino alle 18 sono a norma, perché non dopo almeno fino alle 23? Se non moriamo di Covid-19, moriamo di fame e di esaurimento nervoso perché non possiamo mangiare. Allora, Cateno, ti tengo ancora 5 minuti. Guardiamoci questa clip e vorrei che la commentassi tu insieme a Francesco e a Federica, il nostro direttore. Prego, regia, la vediamo. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18, tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare per le consegne a Rientriamo. domicilio e per la spesa.
Scusate, non era questa la clip, è la seconda, chiedo venia, piccolo Le nuove misure entreranno in vigore questa sera a mezzanotte e rimarranno in vigore sino al 24 novembre. Ve le riassumo. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18, tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare. Ok, allora, ricapitoliamo. E l'altra clip, Emanuele, è quella che racconta meglio gli aiuti che dovrebbero arrivare, ma ci può stare. Siamo in diretta e succede anche questo. Ve la faccio sentire, prego, vediamo bar, se arriva. Gelaterie, no, non è questa, Emanuele, parte sempre la stessa, è la seconda clip. Le nuove misure entreranno in vigore questa sera, a mezzanotte, e rimarranno in vigore sino al 24 novembre. Ve le riassumo. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18. Rientriamo in diretta, Emanuele. Non è questa. Vabbè, insomma, Cateno, per lasciare intendere, il Presidente ha detto che da subito sono previsti immediati sostegni e di aiuti ad imprenditori come la nostra Federica, il nostro Francesco, direttamente sul loro conto corrente. Questo ci è stato detto durante la serata in conferenza. Cateno. Guardate, io ovviamente mi auguro che sia così, perché questa seconda ondata di pandemia già purtroppo ci trova feriti rispetto già alla prima. È logico che trovare lo strumento per far arrivare direttamente in tasca agli imprenditori le risorse è fondamentale, anche se io parto dal presupposto che gli automatismi sono la cosa migliore. Faccio un esempio pratico. Io, ecco, annuncio alcune cose che venerdì saranno applicate per la città di Messina. Esenzione dell'acqua per tutto l'anno 2020 e stiamo già vedendo l'esenzione pure per almeno 6 mesi dell'anno 2021. Esenzione totale della Tari per l'anno 2020, esenzione per l'anno 2021. Stiamo mettendo delle risorse per far ripartire con una nostra strategia il mondo della musica, dello spettacolo e della cultura. Stiamo mettendo in circolazione buoni mensa da spendere solo nei nostri ristoranti. Ecco, vi ho anticipato cosa significa automatismo. La nostra Family Card, quando abbiamo distribuito i nostri buoni alimentari, erano una carta di credito spendibile in tutti i supermercati convenzionati. In una settimana l'abbiamo assegnato la card e poi la ricaricavamo mese per mese in base a quanto era la composizione nucleo familiare. Questo perché l'ho voluto dire? Perché già noi siamo usciti con le ossa rotte da quelle che sono ancora provvidenze che devono arrivare in ambito nazionale e sono tante le fasce che ancora aspettano le risorse del primo lockdown. La Regione ci ha messo di suo con quell'operazione del click day che purtroppo è stato nefasto, ma la cosa che ancora mi preoccupa di più è che ancora le risorse pure di agenda urbana per gli imprenditori che già sono divisi città per città non abbiamo avuto notizie di come vengono, non come vengono spese, quando saranno spese. Allora, tutto questo è ovvio che crea non rabbia, ma una legittima inquietitudine negli imprenditori, in questi eroi, che deve essere immediatamente acquietata semplicemente con provvedimenti che danno non più il senso, ma realmente fanno arrivare i soldi in tasca nell'immediato. Diversamente è logico che la situazione ci sfuggirà a tutti di mano e noi inquilini del palazzo saremo travolti da una reazione che questa volta è purtroppo basata su dei precedenti che nessuno di noi può smentire. Cateno, prima di lasciarti, domanda secca, risposta secca, perché qua stanno scrivendo in tanti. Allora, è reale che tu e Musumeci siete d'accordo su questa storia che farai stasera? Punto interrogativo. Massimo, se io faccio un annuncio del genere, è ovvio che è reale.
Va bene, ok. Però una parola, prego, ancora a Catena De Luca, io però gliela voglio fare una domanda. Sindaco, cosa pensi delle proteste che sono scoppiate un po' dappertutto? Il governo le liquida come proteste di camorristi a Napoli, di fascisti, forse qui da noi. Secondo te è giusto e corretto sottovalutare queste proteste o relegarle a questo ambito, o c'è molto di più? Ma io sono recidivo. Tant'è vero, per questo te lo chiedo, sindaco. Sono buscato la prima denuncia allora da parte del ministro, della ministra Lamorgese, ministra degli interni, e ora pare che mi hanno denunciato per quella mia azione forte che ho fatto sabato scorso, quando di fronte a una piazza infiammata da un intervento che mi ha preceduto mi ha portato a portare la piazza in prefettura e a ricondurre comunque la protesta legittima, ribadisco, nell'ambito istituzionale. Quindi che cosa dico? Che c'è un'ipocrisia istituzionale che mi fa schifo e che viene utilizzata per minimizzare certi fenomeni che invece non sono solo fondati, ma se non vengono ascoltati e ricondotti nell'alveo giusto, dà la possibilità invece a quelli che sono i professionisti dello sfascio a diventare capi popolo di situazioni legittime che le istituzioni non hanno avuto la capacità di ricondurre con ragionevolezza, ma la cosa peggiore li ha snobbati o addirittura li ha minimizzati. Sono contrario alla minimizzazione, perché non è vero che queste prese di posizione non si basino invece e non partano da un mondo che realmente sta vivendo una tragedia. Ed è ovviamente la nostra tragedia, dei nostri imprenditori, non è come quella, mi permetto di dire, degli imprenditori di altre zone della nostra Italia, perché qui l'imprenditore, la maggior parte alla fine, sta lottando per la sopravvivenza, non perché magari questo periodo gli fa perdere il guadagno. In altre zone d'Italia possibilmente, ma proprio che lo dicono i dati statistici, si parla non di sopravvivenza ma di mancato guadagno. Anche queste, un vero amministratore che conosce il proprio territorio, l'approccio anche nei provvedimenti e nelle provvidenze lo dovrebbe calibrare tenendo conto di questa differenza socio-economica che esiste, e quando si dice che non esiste si dicono solo puttanate. Allora, grazie a Catena De Luca che stasera Urbi e Torbi provvederà a raccontare. Ciao Catena, buon lavoro, baci alla tua comunità di Messina. Dovremmo avere collegato Natale Giunta e poi torniamo da Federica e da Francesco. Natale, buon pomeriggio, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Allora, chiediamo alla regia di darci nelle nostre cuffie la voce di Natale, se riusciamo a collegarlo. Intanto che sistemiamo Natale, andiamo da Federica. Federica, mi senti ancora? Ci sei, Federica? Sì, ti sento. Eccoti. Federica, oggi quanti coperti hai fatto? Scusa la domanda. Oggi abbiamo fatto 21 coperti. 21 coperti. Tu hai, mi dicevi, anche una struttura esterna dove puoi ospitare la gente. E oggi si sono seduti tutti all'esterno, è stata una bella giornata e ne abbiamo approfittato. La gente molto propensa a sedersi all'esterno, dato che magari all'interno si sentono un po' più... Sì. Lo so, si spaventano di più. E beh, chiaramente. Senti, chiedo anche a Francesco e a te, quanto avete investito economicamente per mettere le vostre strutture con le normative anti-Covid? E se avete recuperato quella cifra investita? Quando io? Vai, e poi andiamo da Francesco. Allora, noi abbiamo investito non molto, nel senso che comunque la parte dei detersivi, delle cose utilizzate, la norma, e servivano appunto per disinfettare, cioè vengono utilizzate normalmente. Ovviamente tutti i dispositivi di sicurezza, tutta la mucchina, insomma le cose che servono, queste vengono fatte settimanalmente, anche perché i nostri dipendenti considera che comunque la spesa non è indifferente. Okay. Certo, ora si lavora di meno, consumo, però insomma c'è stato. Francesco, la stessa domanda, se hai investito tanto per dover... Ma guarda, mi sentite? Sì, perfettamente. Benissimo. In realtà
l'investimento è stato rappresentato dall'assunzione. È caduto Francesco, ce lo siamo fattorini... persi. Sì, eccoci qua. Eccoti, fattorini, ecco, l'investimento è stato rappresentato dal fatto di aver assunto più fattorini, che naturalmente consentissero per fare delle pulizie continue, continuamente dalla mattina alla sera, anche per fare vedere ai clienti, per farli stare tranquilli, per far capire che i nostri ambienti sono sanificati, puliti, disinfettati continuamente, per metterli più a loro agio. Se, come dire, siamo rientrati economicamente, beh, questo è difficile da dire. Quello che mi premeva era quello di tenere i miei ambienti del bar, che è una struttura abbastanza grande, pulite e sanificate, soprattutto fare vedere alle persone, far capire che potevano entrare in grande serenità. Allora, Federica, Francesco, grazie davvero di cuore, in bocca grazie al lupo a voi. Per le vostre grazie attività, stringevo i denti, speriamo che tutto, che almeno si possa, almeno in Sicilia, così come in Trentino, mantenere orari tali da poter permettere a voi di non mandare a casa i vostri lavoratori. Bene. In bocca al lupo e grazie per grazie, che avete dato. Grazie davvero. Natale, buon grazie pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio Massimo. Ma sei in paradiso? Non sono lì con te, ma no, non ti preoccupare, va bene così, perché sappiamo che hai avuto tanto da lavorare. Ma sei già in paradiso? È in paradiso, magari. Qua c'è, altro che in paradiso, qua c'è una battaglia da fare, altro che in paradiso. Sono fuori. No, perché hai un'inquadratura praticamente aulica, no? Sì. Diciamo, ascendente al cielo. Natale, sei incazzato, lo possiamo dire? Vediamo se oggi le connessioni hanno ballato un po'. Io ti sento. Allora, mi senti Natale? Io ti sento bene. Alla domanda, sei incazzato? Ti sento bene. Ma incazzato è dir poco, perché non è solo problema dell'incazzatura. Siamo presi, ci hanno preso e ci continuano a prendere i fondelli. Uno è il nostro governatore regionale, mi dispiace perché per me è una grande delusione. Perché Musumeci ha fatto cambio bandiera negli ultimi 10 giorni, ogni giorno con un'opinione diversa e con un'idea diversa, quindi vergognoso, mi dispiace, da persona che stimavo, che continuo a stimare come persona, ma come politico, grande delusione, partendo dal click day che avevi raccontato tu, che ci aveva scartato a quelli che avevamo sopra 10 dipendenti, a tutte le cose che ha continuato a fare, chiudo prima, chiudo dopo, apro prima, apro dopo, alle proteste che non si è mai presentato nessuno, al governo nazionale che ci ha preso per i fondelli prima, ci fa mettere il Plexiglas, ci fa comprare tutti i disinfettanti, ci fa fare il DVR che nessuno parla di valutazione dei rischi, ci fa spendere soldi, ci fa fare il distanziamento, ci fa fare di tutto e poi ci chiude ad orari, perché la ristorazione l'ha solo abbinata alla movida, non sanno distinguere cos'è la ristorazione e cos'è la movida, hanno preso da tutto l'erba e hanno fatto un fascio, quindi non hanno veramente il concetto che ristorazione col distanziamento che cos'è la movida. Vogliono fare chiudere la movida, che la facciano chiudere e pagano i soldi della movida, perché è corretto che anche lì facciano veramente interventi economici, ma con la ristorazione individuale come facciamo noi, chi ha i ristoranti, non facciamo nulla che possa avere problemi nella salute, in quello che oggi vuole credere, nel diffondere del virus, gli facciamo mascherina all'ingresso, gli facciamo firmare un protocollo che sembra che vadano all'ufficio della Polistato, nome, cognome, numero di telefono, firma, entrata e uscita. Gli facciamo mettere la mascherina per andare in bagno, gli facciamo alzare nelle vie di accesso nei ristoranti sempre con le mascherine e poi ci prendono per i fondelli perché ci chiudono ad orari. Una cosa che non ha veramente un'idea, no? Purtroppo che quando arrivano nei palazzi si dimenticano qual è la parte imprenditoriale, perché non parlano con gli imprenditori, noi con questi abbiamo le partite IVA e che paghiamo ogni mese contributi e stipendi, ci prendono per i fondelli a noi e prendono per i fondelli ai dipendenti, perché io ho ancora in cassa integrazione da marzo e l'ultimo stipendio l'hanno ricevuto il 5 maggio, è una vera vergogna. Natale, fermati un attimo, andiamo da Nicoletta e sentiamo un po' il termometro di chi ci segue da casa, cosa scrive. Nicoletta, prego. E sono molte le persone che scrivono, che dimostrano la loro solidarietà e anche molti gli imprenditori come Natale. Allora, io ho 20 dipendenti, sono con una gestione familiare e siamo pure al collasso.
abbiamo subito due fermi per motivazione Covid, chi paga questi danni? Ecco, sì, beh, insomma, le domande sono sempre le stesse. Natale, posso chiederti, adesso ti lascio anche una domanda al nostro direttore Maglio Viola, economicamente poter mettere a norma le tue strutture, perché poi lo ricordiamo, ci sono i catering che voi avete stoppato, quindi matrimoni, ricorrenze, quello è completamente affondato, o mi sbaglio? Nel mio caso quest'anno 700.000 euro di contratti chiusi, parcheggiati, non utilizzati, e in questi 700.000 euro c'erano investimenti, c'erano dipendenti che sono a casa, c'erano tutta una serie di vicende già avviate, soldi che erano sicuri che dovevano entrare in azienda, invece abbiamo visto solo noccioline, tutti i matrimoni rinviati. Ma l'investimento non è solo l'investimento, caro Massimo, non, qua non si parla solo del disinfettante, della mascherina, del plexiglass, del documento di valutazione dei rischi, qua si parla di come ci stanno facendo vivere. Noi dobbiamo stare, domenica scorsa stavo al telefono per capire se Conte di sera, la domenica precedente nell'ultimo DPCM, se potevo fare la spesa il lunedì. Questa domenica ce l'ha annunciato a pranzo che potevamo chiudere, ma questo che motivo è di fare impresa? Ma questi lo sanno che cosa significano gli imprenditori? Ma cosa ci vogliono trattare come l'ultima volta che ci danno 600 euro per le partite IVA? Ma 600 euro che cosa ci dobbiamo fare? Io ne pago 10.000 al mese di corrente al mio ristorante, pago 10.000 euro al mese tra luce, acqua e spazzatura, 10.000 al mese. E quando si interrompono le energie, quando si chiude, come adesso che lavoriamo a mezzo servizio, le spese sono uguali. Ma cosa ci fanno credere? Ma chi ci prendono in giro? Questo è un lockdown mascherato, perché non hanno più i soldi per coprire le spese, soldi che poi hanno bruciato, perché poi voglio vedere chi ha visto i soldi, i veri soldi chi l'ha visto. Gli unici soldi che ci hanno dato l'Agenzia delle Entrate sono state a me il 10% del mancato guadagno dei due mesi di lockdown, che sono le noccioline, sono la manutenzione per fare ripartire i frigoriferi spenti dopo tre mesi. Questi non hanno l'idea che cosa significa fare impresa. Maglio Viola. Sì, Natale, nei giorni scorsi è successo una qualcosa, volevo un po' capire con te cosa è successo. Ci è arrivato un comunicato stampa in redazione che ti annunciava come leader delle partite IVA, poi tu hai parzialmente smentito questo comunicato stampa, vuoi spiegarci cosa è successo, se lo hai capito? Ma io mi sono fatto solo una chiacchierata con delle persone che non ho mai autorizzato, io non faccio parte di nessun partito politico, faccio parte sicuramente di quelle persone come me, che da anni si battono per far sì che anche adesso, che soprattutto in questo periodo di pandemia, tutti quelli che abbiamo la partita IVA siamo veramente soffocati da questo sistema, ma io non faccio parte di nessun partito politico e quindi hanno solo inviato un comunicato stampa non autorizzato, perché l'unica che può inviare comunicati stampa per la mia persona si chiama Milvia Verna, non ci sono altri addetti stampa e nessuno ha autorizzato a mandare notizie sulla mia persona. Senti, però secondo te, no, perché adesso hai ragione tu, così come gli altri, abbiamo sentito prima Francesco Massaro, che conoscerai, del bar Massaro, abbiamo sentito una ristoratrice Federica Muriana di Modica, qual è secondo te a questo punto la soluzione alternativa? Perché il virus c'è, loro dicono, no, il comitato scientifico dice che la chiusura alle 18 è per evitare gli spostamenti, no, e quindi evitare gente che va in giro. Tu che proponi, Natale? Io che propongo nulla, che mi pagano e siamo chiusi, che ci pagano, ci devono pagare però i costi fissi, non i prese per i fondelli, ci pagano i costi fissi tutti al 100%, non come hanno fatto con l'affitto il 60%, io nel mio ristorante pago 90.000 euro l'anno di canone di concessione, ma perché io devo stare chiuso e l'altro 40% lo devo pagare io? Ma perché io devo stare chiuso e la rata della spazzatura la devo pagare io? Ma perché io devo stare chiuso e mi devo pagare l'energia elettrica, la tassa fissa sull'energia elettrica la devo pagare io? È il mio consulente del lavoro, è il mio consulente che si occupa della parte amministrativa, ma perché li devo pagare io se lo Stato mi fa chiudere? Lo Stato mi vuole fare chiudere, mi deve fare chiudere e mi deve coprire tutti i costi. È l'unica cosa che noi chiediamo. Mi devi fare chiudere, non a mezzo servizio, però mi devi pagare i costi dal primo all'ultimo. Perché sei tu che mi fai chiudere, ingiustificatamente, mi fai chiudere, hai un problema di epidemia, chapeau, chiudiamo pure sei mesi, però i costi fissi me li devi pagare, i costi fissi dal primo all'ultimo centesimo me li devi dare tu. Ma, Natale, grazie, è arrivato il messaggio e noi adesso avremo... E non con i debiti della banca, perché è tutto un sistema organizzato dallo Stato, io non mi voglio indebitare dalla banca a farmi dare i soldi con interessi dello Stato, io voglio che lo Stato mi copra i danni, non io. Quindi il credito d'imposta è una presa per i fondelli?
E dov'è sto creditore imposta? Siccome ne parlano continuamente. Sull'affitto, il 60% sull'affitto, questo è il creditore imposta. Perché in un locale ci sono solo gli affitti e finisce. Ma l'hanno visto mai tutto quello che c'è in un'attività commerciale? Perché non se lo vanno a vedere? Dal consulente dell'HCCP al consulente del lavoro, al medico del lavoro, alle utenze fisse, si vanno a vedere tutte le cose che paghiamo. Quello ci devono coprire, dalla prima all'ultima. E poi ci dicono di chiudere. E poi io non voglio chiudere a mezzo servizio, voglio chiudere tutto servizio e starmene a casa. Però i costi fissi me li deve salvaguardare lo Stato, perché lo Stato vuole che noi chiudiamo e ci paga. Guarda, il messaggio è arrivato. Adesso noi, come tu ben sai, ribatteremo tutto questo. Il nostro direttore già è pronto per tornare al lavoro. Natale, in bocca al lupo, grazie per il tempo che mi hai dedicato. Tu sai quanto siamo amici, quanto bene ti voglio, quindi in bocca al lupo, incrocio le dita per te, ma per tutti gli altri che sono nella tua stessa situazione. Un abbraccio fortissimo, grazie. Allora, torniamo in redazione da Nicoletta, diamo un'occhiata alla home page di blog e ci salutiamo brevissimamente. Nicoletta, eccoti. Allora, qua. Gaetano Armao, vicepresidente della regione siciliana: abbiamo deciso che non fosse opportuno impugnare il DPCM, additare qualcuno come cattivo che si definisce più buono e pericoloso in questo momento. Abbiamo adottato una comunicazione con la quale chiediamo al governo di consentire con norma, attraverso decreto legge, che le regioni, in relazione ad oggettive condizioni, possano distaccarsi dalle previsioni del DPCM. Poi ancora il presidente Conte, nel corso dell'incontro con i rappresentanti di palestre e piscine: capisco la sofferenza di tutte le categorie, ho firmato il DPCM solo quando sono stato sicuro che ci sarebbero state le risorse per il vostro mondo e per le altre categorie coinvolte. E ancora, noi dobbiamo ridurre le occasioni di socialità in modo da ridurre anche il numero dei contatti che si hanno abitualmente. Solo così riusciremo a tenere sotto controllo la curva epidemiologica. E poi il sindaco di Gela, Lucio Greco, chiude il mercato case in crescita e ospedali verso il collasso. Nell'ultima settimana, in una settimana, i positivi al coronavirus registrati nel territorio della città metropolitana di Palermo sono aumentati di 1.160. Lunedì 26 ottobre, infatti, i casi erano 3.454, mentre il primo giorno della settimana precedente, lunedì appunto 19 ottobre, erano 2.294. Poi la ministra Bellanova: alcune misure del DPCM sono eccessive e in parte sbagliate. Grazie Nicoletta, grazie a voi. Ti mandiamo un grande bacio e grazie per la tua partecipazione a questa diretta. Lo ricordiamo, Nicoletta appartiene alla grande famiglia di Radio Time, che proprio la settimana scorsa ha perso il suo editore Lello Sanfilippo, e Nicoletta era molto legata al buon Lello, al quale ancora oggi tributiamo un ricordo all'interno di Casa Minutella. Nicoletta, grazie per essere stata con noi, grande professionista. Direttore, grazie, buon lavoro, mi sa che c'è tanto da lavorare dopo questa diretta. Noi ci ridiamo appuntamento a giovedì prossimo con Gianfranco Vicichè, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, e tanti collegamenti come è accaduto oggi. Grazie a Emanuele Cammarato, Federico Del Popolo, grazie a Biagio Semilli, a tutta la redazione. Dio vi benedica. Sigla, a giovedì, ciao.